Il ruolo di Matera è quello che abbiamo descritto in questi anni, il luogo della produzione culturale, della creatività, dell'innovazione, dove sarà possibile creare laboratori e far parlare il resto d'Italia, il resto d'Europa di ciò che si fa e si produce a Matera, a differenza di quello che accade oggi, dove tutto quello che accade non accade nei centri minori, come si usa dire, non accade nelle periferie, come si usa dire, ma accade tutto nelle capitali, quelle vere, Parigi, Berlino, Milano stessa. Matera diventa il centro culturale in cui succederanno cose che serviranno al resto del paese e al resto d'Europa. In sintesi, cosa sarà il programma di Matera 2019? Una somma di progetti fatti dai lucani con il meglio dell'Europa, quindi la scena creativa lucana con la quale 10 anni fa abbiamo cominciato questa impresa diventa protagonista e fa vedere tutto quello che sa fare, in più però alcuni grandi protagonisti della vita culturale europea che vengono in maniera originale con dei loro progetti. Per dare qualche numero, perché i titoli sono 83 e dovremmo avere insomma qualche ora a disposizione, però abbiamo circa 25 mostre originali, quindi 2 mostre al mese, con 4 mostre principali che sono quelle note dedicate alla storia di tutte le città in pietra, il Rinascimento riletto da Sud, la storia di Pitagora e di tutta la scienza nata dalla Magna Grecia fino alla contemporaneità per arrivare alla grande mostra sul futuro del pianeta organizzata da Armin Link, 5 mostre dedicate agli archivi della Basilicata riletti da grandi personaggi della vita culturale mondiale come Alvar Aalbaer, Sofia Coppola, Mario Cresci che ovviamente ritorna a Matera con delle attività specifiche, una serie di attività fatte soprattutto con le scuole, per le scuole che addirittura ne coinvolgono oltre 200 da tutta Italia e poi alcuni grandi spettacoli fatti proprio con la cittadinanza, a partire dalla cerimonia inaugurale che verrà realizzata col coinvolgimento di 3.000 cittadini invitati proprio a produrre l'illuminazione che servirà alla cerimonia inaugurale, cominceranno i laboratori il 5 ottobre all'Open Design School. Sì, per andare avanti con il grande progetto dedicato al Purgatorio di Dante, che viene realizzato con oltre 1.000 cittadini, di cui 300 da Ravenna e 700 da Matera, che dovranno fare le scenografie, i costumi, anche alcune parti di testo, e lavoreranno tutto maggio per andare in scena a giugno, per concludere, come dicevo in conferenza stampa, senza dimenticarci Sassi, con questa straordinaria Cavalleria Rusticana per la regia di Giorgio Barberio Corsetti, per cui 15 giorni di lavoro dei cittadini materani nei Sassi e 3 settimane di spettacolo dal 1 al 20 agosto. Ma le ambizioni devono essere alte. Per me Matera 2019 non è Matera 2019, per me è Matera 2039. Io voglio ragionare a 20 anni da oggi. Io voglio cercare di capire che cosa, lavorando in un certo modo l'anno prossimo, possiamo creare nell'arco di 20 anni. Il programma nella sua articolazione lo devo ancora vederlo, perché non ho ancora visto il dettaglio. Quello che so è quello che ho visto prima ed è completo, tocca i punti che sono stati messi nel dossier di candidatura e penso che abbia delle ottime possibilità di fare molto bene.